complex, much too complex. Too complex, much too complex. Too complex, too complex, too complex. Quello in cui ci troviamo oggi è un luogo in piena trasformazione. Una trasformazione che parte da lontano e che ha avuto una svolta nel 1912, quando la barriera daziaria di Torino venne spostata in direzione sud dalla vecchia barriera di Nizza, oggi Piazza Carducci, a Piazza Bengasi, che per molti torinesi è e sarà sempre Piazza Bengasi. Del quartiere di guardia del Dazio, abolito nel 1930, resta oggi un edificio in qualche modo sopravvissuto anche alla trasformazione più attuale, l'arrivo della metropolitana. Un edificio in attesa di restauro e di una nuova destinazione d'uso che nel frattempo è stato letteralmente circondato dall'arte urbana. Io sono Marco Cimberle, in arte MAC 505, e faccio parte dell'associazione Il Cerchio e le Gocce, che si occupa di promozione e valorizzazione della cultura urbana, del graffitismo, del muralismo nella città di Torino. Questa attività la portiamo avanti insieme all'associazione Monkeys Evolution, che proprio in collaborazione con il Comune di Torino, attraverso il progetto Murarte, si occupa appunto di promuovere quello che è la realtà artistica in strada nella città di Torino. Io sono Abel Bail, con MAC 505 abbiamo realizzato questo murale, in particolare un intervento temporaneo su quello che erano le pannellature del vecchio Dazio di Piazza Bengasi. Il soggetto che abbiamo rappresentato voleva essere una discesa in quello che erano le tematiche della metropolitana di questo nuovo intervento urbano. Io lavoro molto con le simbologie arcaiche, ma con una serie di simbologie legate più alla mitologia. Abbiamo cercato di rappresentare quelli che erano i concetti fondamentali di quello che era questo progetto, ovvero un progetto che si auspica di essere di rinascita, di collegamento con il sottosuolo e i cittadini, quindi andando a rappresentare quelli che sono gli elementi naturali, nel senso nella simbologia più sintetica possibile. Appunto, io lavoro molto su questo discorso della sintesi, andando a riprendere il concetto di radice, di fioritura, la chiave di possibilità, nel senso quindi andare a cercare di passare alla popolazione che vede un intervento di questo genere chiaramente temporaneo, andare a raccontare quello che potrebbe essere dietro, quindi creare una narrazione. L'arte urbana per noi significa anche questo, quindi creare dei nuovi linguaggi che possano parlare con chi usufruisce non solo della metro ma dello spazio in sé, quindi andando a lavorare su, anche se temporaneamente, su delle pannellature che siano fruibili da tutti quanti. All'interno della stazione si trova anche una selezione di opere tratte dall'archivio Mai Visti del Centro Arte Singolare Plurale, un progetto di valorizzazione di artisti irregolari e outsider. Too complex.